Ciao a tutti! Oggi prepariamo una vera prelibatezza russa, la torta Pticce Malako. In traduzione, latte di uccello, che simbolizza una cosa molto rara, quasi inesistente. La torta è composta di una base di pan biscotto e una crema soufflé che assomiglia al marshmallow e viene ricoperta di una glassa al cioccolato. Gli ingredienti che ci occorreranno e le dosi li troverete indicati nella descrizione sotto il video. Come prima cosa dobbiamo preparare la teglia. Abbiamo foderato il fondo con la carta forno, i bordi li abbiamo spalmati di burro e cosparsi di farina. In una teglina mettiamo insieme gli ingredienti secchi, la farina, il cacao amaro in polvere, lievito per i dolci e un pizzico di bicarbonato. Mescoliamo un po' per amalgamare bene gli ingredienti. Nelle uova a temperatura ambiente mettiamo un pizzico di sale e li cominciamo a montare con la frusta elettrica. Dopo 2-3 minuti cominciamo ad aggiungere un po' alla volta lo zucchero e continuiamo a montare. Aggiungo un po' di vanillina . Continuiamo a lavorare tutto a mano. Aggiungiamo gli ingredienti secchi, li setacciamo sopra e incorporiamo a mano. Con movimenti delicati e rapidi. Cominciamo ad aggiungere il burro, un po' alla volta, sui bordi. È un impasto arricchito di burro, è un po' più pesante delle solite impasti per un pan di Spagna normale e per quello abbiamo utilizzato anche il lievito e un pizzico di bicarbonato. Versiamo l'impasto nella tortiera. Cerchiamo di versarlo più verso i bordi. Con il dorso di un cucchiaio livelliamo bene l'impasto, cerchiamo di portare tutto verso i bordi. La mia tortiera ha il diametro di 24 cm. Per non avere un rigonfiamento troppo alto nel centro della torta, cerchiamo di spingere un po' verso i bordi. Questo impasto è sceso un po' perché è appesantito dal burro e da una quantità un po' più alta di farina, ma quando andrà in forno lieviterà e si alzerà. Inforniamo nel forno preriscaldato a 175 gradi per 30-35 minuti. Per assemblare la torta dobbiamo preparare in anticipo il cerchio apribile. Prendiamo la misura, questo è un fondo di una tortiera di 24 cm di diametro, e prendo la misura, stringo così e lo blocco. E adesso devo rivestire il fondo del cerchio apribile con della pellicola. Blocco la pellicola bene,
metto un altro strato di pellicola perpendicolare al primo strato. E lo blocco anche questo bene. Adesso giro il cerchio e blocco la pellicola, così la stringo bene. E qua metteremo la torta. Dopo 35 minuti ho tirato fuori la torta dal forno. Facciamo la prova dello stecchino. Se lo stecchino viene fuori pulito ed asciutto, vuol dire che la torta è pronta. Lasciamo per 10 minuti la torta a riposare. Apriamo la tortiera. E togliamo la torta. Stacchiamo pian piano la carta dal forno e la mettiamo a raffreddare bene, bene, bene. Prepariamo una crema con i tuorli d'uovo e succo d'arancia. Nei tuorli d'uovo aggiungo un pizzico di sale e li comincio a montare con la frusta. Sono diventati cremosi e spumosi e adesso cominciamo ad aggiungere il succo d'arancia. In questo succo d'arancia ho aggiunto un cucchiaio di succo di limone. Aggiungo anche la buccia di un'arancia e di mezzo limone. E adesso vado a mettere questo composto a bagnomaria e a portarlo a 80 gradi. Per addensare il composto dobbiamo portarlo a 80-82 gradi. E dobbiamo mescolare in continuazione per non far attaccare il composto al fondo della pentola. Siamo a 78 gradi, la crema si comincia a addensare e dobbiamo mescolare in modo più intenso. Spegniamo il fuoco e togliamo la crema dal fuoco. Qui abbiamo il cioccolato bianco, mettiamo il passino e adesso versiamo la crema che la dobbiamo filtrare. Filtriamo sopra il cioccolato e così il cioccolato si scioglie intanto. E la buccia d'arancia resterà qui nel collino. Aggiungo un po' di gocce di aroma di vaniglia. E adesso mescolo bene per far sciogliere il cioccolato e per amalgamare la vaniglia. Adesso lasciamo anche questo composto da parte a raffreddare bene. Faccio un segno per tagliare e togliere la parte superiore della torta. Con un coltello ben affilato tagliamo la parte superiore, cerchiamo di farla più dritta possibile. La parte sotto la utilizzeremo come base per la torta e la parte sopra la possiamo mangiare. Questa è la nostra torta all'interno. Allora, appoggio questo cerchio apribile che l'abbiamo foderato con della pellicola, lo appoggio sul piatto da portata. Sotto metto un piattino di questo di plastica che ha la stessa misura, lo stesso diametro della torta. Appoggio la torta, la base della torta, e lo spingo dentro. Adesso stringo il cerchio apribile che così avrà la misura della torta. Lo stringo bene e lo blocco.
bagno un po' la base con succo d'arancia fresco spremuto con un po' di liquore all'arancia. Se vi piace la torta più asciutta, più secca, potete lasciare così senza bagnare. Adesso dobbiamo preparare le strisce d'acetato per metterle intorno alla torta e le dobbiamo spalmare di olio di arachidi o un olio senza odore. E così il nostro soufflé non si attaccherà alla striscia d'acetato e resterà la torta, il bordo della torta, molto più bello. Mettiamo le strisce d'acetato oliate con l'olio all'interno, intorno alla torta. La base della torta è pronta e la mettiamo in frigorifero a raffreddare e noi intanto prepariamo il soufflé. E adesso dobbiamo fare l'ultimo passaggio. Nella gelatina versiamo l'acqua fredda e la lasciamo da parte a reidratare. Prepariamo la meringa all'italiana. Nello zucchero versiamo l'acqua e lo mettiamo sul fuoco. Negli albumi d'uovo a temperatura ambiente versiamo un po' di cremore di tartaro e ricominciamo a montare con la frusta. Quando gli albumi sono ben arieggiati, li lasciamo un po' da parte e prepariamo lo sciroppo di zucchero. Dobbiamo portare lo sciroppo a 120 gradi perché durante la lavorazione con le fruste elettriche si raffredderà un po' e noi dobbiamo aggiungere dentro e sciogliere anche la gelatina fredda, e per quello ci vuole una temperatura alta. Con un canovaccio umido blocco la terrina così intorno. Lo sciroppo è arrivato a 120 gradi, adesso lo versiamo a filo, ma cerchiamo di non versare sulle fruste che dopo schizza e comincia a cristallizzarsi. Adesso strizziamo bene e mettiamo dentro anche la gelatina, un po' alla volta, a pezzetti. E adesso incorporiamo la crema di torte d'uovo ed arancia. Aggiungo un po' di gocce di aroma di vaniglia. E la nostra crema soufflé è pronta per essere utilizzata. Scottiamo un po' per livellare bene il tutto. Con uno stuzzicadente togliamo un po' di bollicine d'aria che si sono formate in superficie. Dobbiamo fare il tutto in velocità perché si comincia già a prendere. Copriamo la nostra torta con della pellicola e la mettiamo in frigorifero per 5-6 ore o anche per tutta la notte a rassodare bene. In un pentolino versiamo il cioccolato fondente, il burro e un cucchiaio di olio di arachidi. Mettiamo a bagnomaria a sciogliere il tutto. Versiamo sopra la glassa al cioccolato. Con un cucchiaio livelliamo un po' la glassa su tutta la superficie.
scuotiamo un po' per livellare il cioccolato. E adesso rimettiamo in frigorifero per far rassodare il cioccolato. Il cioccolato sopra si è rassodato e adesso togliamo il cerchio apribile, la pellicola e i pezzi d'acetato. Grazie al fatto che abbiamo spalmato l'olio sopra le strisce d'acetato, si tolgono con molta facilità e la torta resta intera. Applico un semplice decoro di arancia candita. La nostra torta è pronta. Vi consiglio di provare a farla per poter assaggiare una raffinata e squisita prelibatezza russa. Se vi è piaciuto il nostro video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le prossime video ricette.